Grazie Presidente. Quest'ordine del giorno, lo dico subito, riguarda un argomento a me caro, affrontato in Commissione sempre Lavori Pubblici, riguarda un ex punto verde qualità a Largo Sergi, conosciuto come Largo Sergi, ma in realtà era un parco campagna di Spinaceto, che è un quartiere del Municipio 9. Ebbene, questo parco campagna è stato purtroppo violato da quello che doveva essere un punto verde qualità, con una storia anche con aspetti purtroppo giudiziari, ed è rimasto un territorio violato. Era appunto un bellissimo parco campagna, una valle bellissima verde, e invece oggi si presenta con ferite profonde, con una buca enorme di 4 metri per 4 di profondità, con un enorme lastrone di cemento lasciato lì che ha appunto distrutto gran parte della valle. E purtroppo con altre escavazioni. Allora, che cosa voglio fare, che cosa ho pensato, e sono contenta che i colleghi mi abbiano anche su questo supportato. Questo parco campagna, per rivivere ed essere fruito dai cittadini come richiesto da loro, deve essere di nuovo riportato come era un tempo, cioè bisogna colmare la buca, riformare i profili della valle, ricostituirli, rimodellare quella valle meravigliosa. E allora ho pensato che magari potesse essere questo sito, insieme ad altri, perché guardate che ce ne sono, poteva essere oggetto appunto di terre, di essere magari il primo luogo dove portare appunto le terre e rocce da scavo, ripeto, sempre dopo che siano stati caratterizzati e che siano stati appunto dichiarati e che abbiano la qualità di sottoprodotto, perché è questa qualità che fa sì che vengano utilizzate in un altro sito. È importantissimo perché, come ringrazio il consigliere Di Palma, ha ricordato la finalità della deliberazione appunto che andremo a votare dopo, è proprio quella, cioè dove c'è una richiesta di terre, come appunto può essere il caso dell'ex punto qualità Largo Sergi, può esserci un altro sito che è sempre un cantiere di Roma Capitale, che invece produce delle terre. Io vorrei che si incontrassero questa domanda e questa offerta, e questa è proprio la finalità della delibera. Quindi ho detto, ci sono altri siti, ma direi che il Parco Campagna Spinaceto aspetta ormai da circa 10 anni di ridiventare quella valle verde che era. Quindi chiedo di votare tutti quanti questo atto. Grazie.